Siamo all'inizio del 2017, possiamo dare delle indicazioni di quali potrebbero essere i rischi che intravedete a livello di equity, quindi che potrebbero impattare negativamente sui mercati e quindi come di conseguenza costruire un portafoglio a prova di questi rischi? È difficile fare previsioni, soprattutto a livello geopolitico quest'anno, che sembra essere un anno particolarmente delicato. Noi quello che facciamo è investiamo, ci sono delle buone notizie sull'equity in generale, perché finalmente abbiamo dei tassi di crescita che sono più verso il rialzo, ci sono una serie di notizie positive per l'equity e fra l'altro anche i tassi di interesse obbligazionari che comunque continuano a rimanere bassi. Fra l'altro le performance degli equities ultimamente ci hanno dimostrato che c'è un interesse crescente per questa asset class. Dal punto di vista geopolitico, che è impossibile da prevedere, l'unica cosa che noi possiamo proporre è quello che facciamo, ossia noi tendiamo a investire in società che abbiano una crescita propria e che sono molto più diciamo, solide in qualsiasi situazione, diciamo, geopolitica nei limiti di possibile. Quindi tendiamo a essere concentrati su queste società, quindi crescita organica data dalla loro crescita degli utili. A livello di geografico, dove noi troviamo più idee, pensiamo che tutto sommato ci sono due paesi dove possiamo vedere una valutazione più interessante, dove c'è una svalutazione della moneta rispetto alle altre e dove diciamo, le società potrebbero essere ancora più competitive, sono il Giappone e l'Europa, quindi non l'America. E poi a parte il Giappone e l'Europa, noi siamo grossi investitori in paesi emergenti, lì continuiamo a trovare delle ottime opportunità, in particolare all'interno dei paesi emergenti e da qualche anno che crediamo molto nel mercato cinese e continuiamo a farlo. Quindi indipendentemente da una politica protezionistica impossibile da prevedere nei dettagli perché cambia a livello quotidiano, noi crediamo in società cinesi che comunque hanno un mercato estremamente importante, che sono molto più basate sulla crescita domestica di questo mercato che non su esportazioni e quindi su decisioni protezionistiche del futuro.